Ciao, sono Cinzia Bertasa e oggi siamo qua a fare lo Sherpa Brunone Vertical, è un'idea nata 4 anni fa, oggi è il quarto anno, la quarta edizione, e è andata un'idea per aiutare i rifugi meno raggiungibili e che hanno per forza obbligo di un elicottero per portare le provviste. È nata con un gruppo di amici tramite il rifugista e portiamo su il materiale sul rifugio sulle spalle. Facciamo la spesa e ognuno porta qualcosa, c'è un minimo di 5 kg per dare un po' l'idea del vecchio stile di zainone e si sale, poi su si beve una birra in compagnia e si torna giù. Oggi è stata ben oltre le aspettative, una giornata stupenda, un luogo stupendo e devo dire che mi sento di dire che quest'anno Bergamo ha risposto alla grande, non so, credo che sia legato anche a questo lungo periodo di difficoltà del Covid e quindi oggi Bergamo ha risposto, ma ha risposto veramente molto oltre le aspettative. E abbiamo finito tutto quasi subito, mi dispiace per chi è arrivato, ho dovuto salire senza nulla, ci saranno altre occasioni perché ne faremo altre, mi piace questa idea. È stata salita circa una tonnellata di materiale, compresa carta igienica e zaini simpatici alleggeriti da queste cose qua. E a parte quello, tanta gente non sapendo cosa portare perché era finito tutto è andata in paese, si è fatta la spesa e ha portato la roba al rifugio. Quindi penso che sia un segnale importante per le nostre montagne e io sono fiera di far parte di queste idee folli che però portano la gente a fare quello che gli piace con uno spirito di grande solidarietà per le nostre montagne. Le robe hanno bisogno anche di questo, oggi vedere questa gente mi ha illuminato. Spero di riproporla presto e vedere un po' cosa fanno con la seconda tranche, visto che tutti si sono lamentati che c'era poca roba, al prossimo giro faremo qualcosina in più. Io mi sento solo di ringraziare tutti perché davvero è stata una cosa per me spettacolare. Dobbiamo chiudere le 2:30 e stiamo già salendo. E penso che Marco abbia avuto riscontro di solidarietà proprio a questo rifugio poco raggiungibile e che merita perché è il paradiso qua.